Salve a tutti! Oggi è sabato 12 agosto, sono le 5.35 e sto andando a pescare le telline. Sto tenendo accesa la lucetta perché appunto è ancora buio. Questa è la prima volta che vado con la Suzuki Swift a pescare le telline. Normalmente andavo con la Matiz e appunto l'ultima volta che sono andato è stato qualche giorno prima che portassi la macchina a rottamazione per prendere la Suzuki, perciò per evitare di rovinare i suoi tili, comunque di bagnarli con l'acqua di mare, sto utilizzando delle vecchie tovaglie di plastica, quelle che si usano per abbellire, anche per proteggere i tavoli. E anche qui sotto di me ho messo prima una vecchia tovaglia, poi un materassino di quelli da mare che era bucato, non l'ho voluto buttare e lo sto utilizzando per evitare che l'acqua vada sul sedile. Sopra ho messo un asciugamano nell'eventualità che non mi spoglio, perché normalmente quando stavo con la Matiz non mi spogliavo mai, rimanevo così con la muta, al massimo mi toglievo solo la parte sopra, l'abbassavo perché poi comincia a far caldo. È vero che non è inverno, quindi questa è una muta da 1,5 mm e estate, però comunque in auto torno verso le 8, perché dovete sapere che durante la stagione balneare non si può pescare in certi orari. Generalmente può essere dalle 8 alle 20, qui dove vado io, almeno secondo le ordinanze che ho letto, è dalle 9 alle 19 la balneazione, anche se poi la realtà è che c'è tanta altra gente che fa come gli pare. Infatti l'altro giorno sono andato a vedere il posto dove sto andando oggi insieme a un amico, erano le 17 e c'era uno che stava a fatelline. E poi in realtà la regola è che se c'è qualche bagnante sulla spiaggia comunque non si può, anche se ancora non è l'orario di balneazione. Almeno queste sono le regole, e ripeto, dipende dai comuni e dalle ordinanze che emettono ogni anno, senza contare anche la qualità dell'acqua. Poi per ogni tipo di pesca è diverso, per esempio con la canna da pesca e le telline non si può stare se ci sono i bagnanti e in orario di balneazione, mentre per la pesca sub si può stare anche durante la balneazione, ma bisogna stare a 500 metri dalla riva. Oppure se sono per esempio le 7 di mattina, ci sta una festa o comunque ci sta gente sulla spiaggia, devi stare comunque a 500 metri perché c'è gente sulla spiaggia. Tra l'altro nella pesca sub, almeno durante gli orari di balneazione o comunque se c'è gente, bisogna entrare con il fucile scarico, diciamo quello lo facevo anche io, anche se era notte, poi si carica dopo, o almeno la molla si carica successivamente quando arrivi sul posto o dopo un po' che sei entrato in acqua. Però queste sono leggi francamente veramente assurde, perché immaginate che i cacciatori, da quello che ricordo, possono stare minimo a 100 metri da una casa, quindi volendo potrebbero sparare a una preda, a un uccello, qualsiasi altra cosa, un coniglio, una lepre, quello che è, verso una casa. L'importante è che stanno a 100 metri. Invece la pesca sub devono stare a 500 metri dalla spiaggia. Quando i fucili da pesca sub al massimo raggiungono 2-3 metri perché sono vincolati dal filo, quindi per fare male a qualcuno ci devi proprio sparare addosso. Comunque vabbè, pazienza. Un'altra cosa importante è che la pesca delle telline è legalissima, è una pesca sportiva come tutte le altre. Ovviamente il limite per tutta la pesca è di 5 kg, questo vale sia per la pesca con la canna che per la pesca sub, che per tutti i molluschi vari, per qualsiasi cosa. Questa è una legge nazionale, nelle ordinanze di ogni zona non è segnato quanto devi pescare al massimo, perché quella appunto è una regola nazionale. Però per esempio se è divieto di balneazione, la pesca alle telline non si può fare, o meglio ai molluschi in generale è vietata, perciò non le puoi comunque fare in nessun orario. Per questo che oltre all'ordinanza
bisogna vedere la qualità dell'acqua, che può essere di classe A o classe B. Generalmente sul litorale romano il 90%, 95% è pulito. La qualità dell'acqua può essere eccellente, buona, sufficiente e scarsa. E poi viene messa la classe, che può essere A o B. Per essere B l'acqua è veramente una schifezza. Però non ricordo se viene messa la B solamente per qualità scarsa o peggio. Può darsi che fino a scarsa è sempre classe A. Può essere che se c'è qualcosa che non va nell'acqua, la presenza di diversi tipi di batteri, adesso non so, allora mettono la classe B. Quando mettono la classe B sono anche obbligati ad aggiungere i cartelli, quindi se vedete divieto di balneazione ci dovrebbe essere scritta, credo, anche una data, perché magari l'anno prima è divieto e quest'anno l'acqua è pulitissima e non è più divieto. Sull'Ardeatina è da poco avvenuto un incidente, perciò non si può più passare. Probabilmente bisogna aspettare 10-15 minuti, c'erano già i carabinieri e l'ambulanza è arrivata praticamente adesso che sono arrivato io lì. Perciò, niente, ho cambiato posto. Sono tornato al posto dell'altra volta. Mi dispiace, oggi volevo provare quello. Il mare stamattina è ottimo, calmissimo. È perfetto per la pesca delle telline. Raramente vengo d'estate. Ok, sono qua sulla spiaggia. Sono le 6:05, in realtà dovevo entrare in acqua prima, adesso è parecchio giorno, comunque un'oretta e mezza dovrei riuscire a stare. Ho già fatto un altro video con la GoPro dell'ultima volta che sono andato a Telline. Il pallone con quell'altra cosetta lì la porto per sicurezza in caso trovo un punto troppo alto. Ok, inizio qui anche se non sono arrivata alla seconda secca, vabbè. Più tardi vediamo. Thank you.
trovato la seconda secca. Finora ho provato ad andare oltre, ma non trovavo il punto giusto e non mi andava di nuotare. Finora non è andato benissimo. Buongiorno. Navaticaccia oggi. Mannaggia, ho preso l'unico buco che ho preso io. No, eri te stamattina presto? Sì, sono stato il primo a venire, però me ne sono andato verso di là e non ho trovato, ho detto vabbè, va, rimango un pochino. No, no, allora non so, perché io ho visto l'altro signore, eravamo io e un altro signore. Ah, sì! Allora Roberto pure. Minchia, che cazzo dite? T'ho visto da lontano, però non sai. Ma anche te, anche lui era con noi? Ah, adesso mi ricordo. Sì. Com'è il nome, così? Giulio. Guarda, se mi becchi su YouTube, sono Giulio Anelli. Scrivimi là, oppure l'email se la trovi là, che se becchiamo, ma che, quando capita. Ma in realtà io oggi devo andare a Tosta a Lorenzo con un amico. Non c'è stato un incidente, stamattina erano le 6:10, un incidente pesante, si sono messi i carabinieri in mezzo. Uno andava, non so, a 200, si è schiantato da solo. E hanno chiuso la parte poco più avanti di qua, dei campetti. Porca troia, io stavo andando là. E allora sono venuto qua. Quanti ragazzi sono? Sì, qualche. Ma. Detta la destina. Ah, comunque ho fatto la modifica. Sì, ho fatto tutti i denti, tutti sotto. Non sarà meglio, non sarà ottima come la tua, però. No, l'altra volta avevo tutta una lastra d'alluminio, sempre una modifica. Ho eliminato quella e ho aggiunto tutti i denti d'acciaio. Ma va poco sotto perché era tutta intera, non aveva spazi. Sì, assolutamente, e poi riesco a prendere più che altro solo quelle grandi, quelle piccole scivolano via. Sì, 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 ha voglia. Sto tornando a casa, sono le 9:34, sono uscito dall'acqua poco prima delle 9, perché l'ordinanza di balneazione va dalle 9 alle 19, forse le 20, dipende dai posti comunque. Lì ho incontrato anche delle vecchie conoscenze, quindi a un certo punto sono andato con la Tellinara e nel frattempo parlavamo. Vedrete qualcosa nel video, ma successivamente sono riuscito ad arrivare a una seconda, terza secca grazie a questi amici che stavano già lì, li ho visti e mi sono avvicinato. L'unico problema è che ho dovuto fare un buon 20 metri a nuoto. Il fatto è che non c'era bassa marea. Oggi non è che sia andata un granché, soprattutto le prime due ore. Poi dopo che ho visto questi amici, per fortuna è andata un pochino meglio e ho recuperato un po', più che altro perché rimanendo a riva si prendono un sacco di cocce, paguri, granchi e ogni volta alzo, controllo, li ributto a mare perché poi mi dispiace, non è che li voglio ammazzare. Le telline che ho preso, come ho già detto, sono poche, però sono molto grandi e comunque ci bastano per un pranzo in famiglia e magari un paio di porzioncine da mettere in freezer. Diciamo che d'estate se ne raccolgono meno di telline,
c'è tanta gente che viene in vacanza, quelli che vengono da Roma che hanno le case, perciò c'è molta più gente che va a pesca di telline, mentre d'inverno ci sono solo quelli della zona e comunque devono essere attrezzati con le mute più pesanti. Anche questa è una muta, io la utilizzo, molti li vedo in acqua senza mute, più che altro perché è vero che estate, però a stare a mollo 2 ore in acqua il fresco si fa sentire, poi una volta in acqua, poi una volta stai fuori, magari un po' di venticello, quindi francamente non so come fanno senza una muta. Comunque preferisco l'inverno, c'è meno gente, le spiagge sono vuote, capitano delle belle giornate in cui vengono a fare le passeggiate sulla spiaggia, però mai come l'estate. Comunque con l'estate hai gli orari, devi uscire prima, mentre d'inverno con una muta puoi rimanere il tempo che vuoi. Certo, comunque è stancante, non pensiate che sia semplice la pesca delle telline, è molto faticosa, bisogna comunque tirare la tellinara o il tellinaro, non ho mai capito se è maschile o femminile, magari entrambi i generi, dato che ormai al giorno d'oggi siamo per i diritti di tutti, quindi ci sta, quindi è meglio non discriminare neanche su questi oggetti. Ora che arrivo a casa metto subito all'ombra le telline con l'acqua che ho lasciato, mi spoglio, faccio colazione e poi con calma do una pulita per togliere le cocce che ho preso, qualche sassolino magari. Comunque la prima pulita l'ho data direttamente in acqua in modo da eliminare almeno i paguri e i granchietti, gli ultimi che sono entrati per sbaglio. Così poi gli cambio l'acqua, rimetto un po' di acqua di mare che ho raccolto per dargli un'altra spurgata fino a stasera, poi ricambio di nuovo l'acqua e poi domani mattina in acqua normale, magari con un po' di sale, oppure direttamente le andiamo a cuocere per poi creare le porzioni per il freezer ed eventualmente mezzo chilo, un chilo lo cuciniamo per mangiarlo a pranzo. Dico mezzo chilo, un chilo nella speranza di averne fatti almeno 2-3. Ho qualche dubbio in proposito. Secondo me sono 2 chili scarsi. Vabbè, ci accontentiamo. E comunque d'estate, ma non vale la pena andare. Almeno nel mio caso, io vado una volta ogni 4-5 mesi. Io preferisco l'inverno. Penso che la prossima volta che andrò sarà a ottobre, se il mare è decente ovviamente. Quindi ottobre, quando è finita la stagione balneare, direi che è un ottimo periodo. Ottobre o novembre, vabbè, vedremo. Io vi ringrazio tanto per l'attenzione. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, magari mettete un like, condividete e noi ci vediamo ai prossimi video.